progetto. Grazie. Io invito adesso a raggiungermi al tavolo nell'ordine l'ingegner Mirko Pegoraro, il dottor Giacomo Gatti, il dottor Maurizio Crassi e l'architetto Strapazzon, così ci prepariamo per questo momento dove diciamo ci sarà una particolare attenzione, come dicevamo, sugli aspetti tecnologici. Io faccio una piccola variazione di programma, non me ne voglia il dottor Crasso e l'architetto Strapazzon. Chiederei all'ingegner Pegoraro di intervenire. Ecco, per una connessione, diciamo, un attimo di temi. Allora, intanto, sì, se preferisce, sì, va bene? Lo presento ovviamente, è l'amministratore delegato di un'azienda importante che da molti anni si occupa di sostenibilità, forse ancora prima che questa parola esistesse, nel senso che i prodotti che Geoplast ha iniziato a produrre all'inizio della sua attività sicuramente andavano in questa direzione, no? E allora non era ancora di moda parlare di sostenibilità, sì, poi diciamo, il campo si è allargato, prego. Sì, diciamo che la parola sostenibilità è, secondo me, anche una brutta parola, nel senso che bisogna che sia molto ben interpretata e molto spesso non focalizzata solamente sulla parte verde. Ma in realtà, secondo il nostro concetto, secondo quello che penso io, la sostenibilità è sempre guardare con una prospettiva molto ampia quello che andiamo a fare, quello che andiamo a costruire e come lo vogliamo gestire. Devo usare questo? Sì, sì, okay. Sì, lo indirizzi verso di lì per muoverlo. Brevemente, facciamo tanti prodotti, facciamo anche dei servizi di consulenza, e molto spesso usiamo i prodotti a servizio di quello che può essere, diciamo, la tendenza o comunque l'inevitabile tendenza del futuro nel mondo delle costruzioni. Noi siamo l'industria, quindi noi, il nostro scopo è sempre quello molto di, diciamo, prendere idee migliori che vengono molto spesso da visionari, come abbiamo visto questa mattina, e di cercare di plasmarle e rendere, diciamo, più commestibili a tutta la società. E i nostri prodotti comunque sono spinti da un senso molto green, sono fatti in plastica rigenerata, perché comunque mio padre partì da lì 40 anni fa, forse qualcuno in più, e rappresentano sempre una piccola parte di quello che vogliamo esprimere, nel senso che è un oggetto in plastica e cerchiamo di esprimerlo anche attraverso manifestazioni o comunque attraverso collaborazioni con studi di architettura. Abbiamo avviato un progetto, è un po' questo un po' il mio intervento, di presentare questo progetto nuovo che si chiama Building Beyond Together. È una parola composta da una frase composta da tre parole, che il senso è costruire non solamente in senso di costruzione, ma costruire qualcosa di interessante per le nostre vite future. Beyond è sempre comunque un concetto innovativo, e il together, forse la parola più importante dello slogan, è di farlo insieme e di cercare attraverso questo slogan di cambiare un po' le culture. E lì a seconda frase ho scritto una bella frase che non possiamo aspettare che qualcun altro cambi le cose. In realtà stamattina, quando ha parlato Patrick Blanc, se io devo immaginare l'immagine più suggestiva, secondo me è stato il suo studio, cioè le opere già le conoscevo, il suo studio no. Quindi vedere una persona che ci crede e ci crede in prima persona è essenzialmente importante, e lo stimolo a cambiare noi stessi forse la cosa più importante che potremmo fare. Andiamo al prossimo. Ecco. Abbiamo deciso, e lo presentiamo qui all'Ecotech Green per la prima volta, abbiamo deciso di fare un'opera artistica
coniugando quello che è la parte industria a quello che può essere il concetto di sostenibilità. L'abbiamo fatto assieme a un artista americano, molto visionario nell'usare piante provenienti dal deserto molto spesso, e che attraverso elementi industriali fa un'opera d'arte e la fa vivere di notte attraverso un gioco di luci. Io mi fermerei qui, credo che non ve l'apprezzi, e vi farei vedere il video che secondo me può essere interessante per voi. Grazie. Grazie. Hi from the Louis Kahn Memorial in New York. My name is Srđan Jovanović Weiss. I'm an architect and I'm an author. I'm interested in the relationship between architecture, art and society. My experience includes heading research from Herzog & Dameron and collaborating with Ai Weiwei in China. I also teach at Harvard, Cornell, Penn and CUNY. Geoplast and Christopher Tchaikovsky asked me to introduce their project, Building Beyond Together. Root Cycle. They made an art installation in a Palladian villa in Garano. They explored the relationship between nature and building. So our hopes are that we can actually have a discussion with architects with this project. The first thing and the most important thing to discuss is what makes architecture beautiful. Many believe that beauty is only visual. For example, I am struck by the beauty of buildings like Elbe Philharmonie, by the court scraper. Beauty is not just visual. I propose three new ways how to look at the beauty of architecture. One, how it is built. Two, how people live in it. And three, how it preserves the environment. These three seem familiar. However, they are quite complex. So our hope is that this project with MAID architects adapt new standards for the beauty of architecture. Sono Mirko Pegoraro, CEO di Geoplast. La mia famiglia ha fondato l'azienda nel 1974. La nostra visione è quella di cercare di cambiare il modo di costruire e renderlo sempre più sostenibile verso l'ambiente. Usiamo la plastica, molto spesso la plastica viene recepita in maniera negativa, ma noi cerchiamo sempre di utilizzarla a protezione dell'ambiente. È importante per noi migliorare il rapporto tra architettura e ambiente. Per questo abbiamo deciso di produrre Building Beyond Together insieme a Christopher qui a Vidangarano. La città perfetta è una città che sa sfruttare la tecnologia oggi a disposizione per riuscire a integrare sempre di più quello che è l'ambiente all'interno del contesto urbano. Una città dove la natura entra a contatto con l'uomo e l'uomo vive la natura in mezzo alla città. Ci sono varie manifestazioni nell'ambiente, ci sono terremoti, ci sono alluvioni, c'è inquinamento e gli architetti oggi devono imparare a convivere con questi eventi e imparare a risolverli. L'ambiente oggi è sempre più importante e sempre più presente nella nostra vita quotidiana. Gli architetti oggi devono conoscere tecnologie per poter plasmare le proprie città in funzione anche dell'ambiente. My name is Christopher Tchaikovsky. I'm an American artist from the desert of Southern California. My work focuses on the relationship between environment and industry. This is my artwork titled Root Cycle, which is part of Building Beyond Together. The project consists of three elements: a
a Geoplast product used as raw material, the construction, which embodies an architectural structure, along with organic materials, such as aloe vera, branches, soil, all of which are part of a natural ecosystem. My work is inspired by the idea of taking raw material from nature, generating a site-specific environment with that material, and kind of using the landscape as a studio. Grazie.